Ciao, nel video di oggi volevo fare un ritorno sulla polemica Nabla. Allora, resta fisso il fatto che i modi della blogger, che non mi ricordo di nuovo il nome, allora, resta il fatto che i toni siano stati, i modi siano stati completamente sbagliati. Resta il fatto che secondo me Daniele abbia forse abbia risposto in maniera educatissima. Su questo non ci sono risposte, non ci sono dubbi secondo me, ma che in un'ottica di marketing, un'ottica aziendale, avrebbe fatto meglio probabilmente ad evitare di rispondere. Il seguito però di questa polemica mi crea qualche dubbio, nel senso, subito dopo quella polemica, rispetto a quanto accade prima, c'è stata una sorta di alzata di scudi da parte di tutte le youtuber, anzi, scusate, che ricevono i prodotti della Nabla, sia quelle che solitamente fanno i video test, sia quelle che solitamente non li fanno, o che comunque li applicano solamente magari nei video. Che io sappia, ad esempio, Michela, Michelinia, normalmente non testa durante i suoi vlog, diciamo, durante i suoi vlog, o comunque non lo fa dicendolo nei video i prodotti. Da quel che so io, poi può essere che mi sbaglio, non voglio sottolinearlo. E invece, in uno degli ultimi vlog dava spesso aggiornamenti su questa tinta della Nabla che indossava. Sono fioriti contemporaneamente in questi ultimi giorni una marea di test su queste tinte, una marea di swatch, ma soprattutto i test. Gli swatch ci stanno spesso, ci sono quasi sempre delle nuove tinte, molte youtuber li fanno, e quindi ok, questo non è niente di nuovo, però i test sono un pochino più rari. E invece in questo ultimo periodo stiamo tutto un fiorire di questo tipo di video. Ora, se io fossi una persona che vuole vedere il marcio dove magari non c'è, se io fossi una persona sospettosa, potrei pensare che tutta questa storia sia stata una, tra virgolette, trovata pubblicitaria. Perché? Perché a partire dai toni della Manni, non mi ricordo come si chiama, Valentina, non lo so, vabbè, lei, eccessivi, sarebbero stati troppo eccessivi sono troppo eccessivi, erano troppo eccessivi per l'oggetto di cui si parlava. Cavolo, stiamo parlando di una tinta labbra, usare dei toni così così duri, così maleducati, mi sembra eccessivo. Quindi, secondo me, cioè io ci vedo sotto forse potrei vederci una trovata di marketing, potrei vederci una trovata di marketing. Premettiamo che io sono una giornalista, quindi ho comunque come impostazione il fatto di dubitare sempre di quello che vedo, di quello che sento. E in questo caso sto facendo esattamente la stessa identica cosa, dubito di quello che ho visto, dubito di quello che ho sentito, dubito di quello che ho letto. Che sia la verità, che non sia la verità, che sia una trovata pubblicitaria, che sia davvero uno scivolone di stile di questa blog, di questa youtuber, non ne ho idea. Non ho idea, fatto sta che nei giorni successivi, è un dato di fatto, nei giorni successivi c'è stato un fiorire, una levata di scudi, come si dice, spontanea o meno, da parte delle youtuber più gettonate.
Ovviamente io non sto all'interno del reparto marketing di Nabla, perché altrimenti riceverei anch'io le loro tinte, ma non ricevo le loro tinte come non ricevo i prodotti da nessun'altra ditta. Raramente capita. E quindi non posso dire se è vero o meno. Posso dire quali sono i fatti. Sono questi: c'è stata questa ragazza che ha fatto questo video usando toni molto sgradevoli nei confronti delle tinte nuove di Nabla. C'è Daniele, Mister Daniel Makeup, che ha risposto, che ha commentato questo video educatamente, però praticamente dando dell'incapace, dell'incompetente anzi, a questa ragazza, sempre in tono abbastanza educato, in tono molto educato. E ci sarà nei giorni successivi, nei giorni successivi, questa levata di scudi. Lascio a voi i commenti, lascio a voi le interpretazioni di quello che è accaduto. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Io la mia ve l'ho detta. Se volessi essere maliziosa, se volessi essere sospettosa, vi direi che secondo me è stata tutta una cosa organizzata. Vogliamo, oh cani carino, vogliamo fidarci della buona fede di Daniele? Perfetto, allora diciamo che non è stato così, che non è stata una trovata pubblicitaria, come si dice, bene o male, purché se ne parli. Come ho detto, lascio a voi ogni interpretazione, lascio a voi ogni commento, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Questo era un breve video così random.